La Reggia di Venaria e i suoi giardini riaprono al pubblico dal 6 marzo dopo la consueta pausa stagionale. Ricco il calendario di mostre, eventi, concerti e feste in programma. Una Reggia pensata per attirare turisti e cittadini, come ha sottolineato la presidente Paola Zini. Oggi abbiamo presentato a Venaria il calendario delle attività di questo nuovo anno che apriamo sempre con la primavera. Abbiamo presentato un calendario ricco come è stato quello dello scorso anno in cui abbiamo celebrato i 10 anni, però quest'anno ci rivolgiamo rivolgiamo il nostro sguardo a tutto il sistema delle residenze reali Sabaude, quindi molte delle mostre anche qui a Venaria parleranno delle altre residenze e stiamo lavorando proprio per costruire un programma allargato a tutte. Il consorzio di Venaria sostanzialmente a luglio dello scorso anno ha cambiato la sua natura, ha cambiato il suo nome, quindi ora ci chiamiamo Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e ha cambiato lo statuto e l'oggetto statutario, quindi non ci occupiamo più solo per l'appunto della Reggia di Venaria, ma allarghiamo a tutto il circuito. Un patrimonio unico del quale l'amministrazione comunale di Venaria va orgogliosa, sentimento ben intuibile dalle parole dell'assessore Antonella D'Afflitto. Oggi è stata una giornata, devo dire, importante perché la Reggia annuncia la riapertura del 6 marzo dopo questo piccolo letargo invernale che c'è sempre da tradizione in cui vengono fatte le manutenzioni, un programma ricco di eventi in cui abbiamo potuto annunciare tante sinergie che si aggiungono a quelle di questi 2 anni e mezzo in cui abbiamo lavorato con gli attori della città per riuscire a far sì che un bene che oggi è un monumento nazionale visitato è conosciuto, visitato ovviamente da persone che arrivano da tutto il mondo, è conosciuto in tutto il mondo, ma che possa ancora avere in certi momenti quella che è in qualche modo anche la sensibilità territoriale di poter essere vicini alla comunità e alla cittadinanza. Questo abbiamo fatto in questi 2 anni e oggi abbiamo potuto raccontare come prenda vita quella che è la scelta che è stata fatta grazie alla disponibilità dell'ente parco, e quindi ringrazio il presidente Chiappero e ringrazio la regione, l'assessore Parigi, che hanno accolto la proposta fatta in consorzio di cui la città si era fatta assolutamente parte negli anni scorsi, affinché gli appartamenti della Mandria siano gestiti dal consorzio delle Regge Sabaude e quindi entrino nel circuito. Questo consentirà di poter lavorare su mezzi e navette che vadano dalla Reggia alla Mandria con più facilità, di poter lavorare su delle bike che nel parco consentano il raggiungimento del parco, e un altro elemento importante annunciato dalla dottoressa Parigi, di cui aveva già dato anticipazione qualche giorno fa l'avvocato Chiappero, e che sono stati trovati i fondi per poter gestire il restauro di Villa Laghi, che resti quindi al patrimonio pubblico di tutti e per tutti, un luogo speciale davvero magico all'interno del Parco La Mandria, dove, essendoci una biblioteca importante, potrà essere veramente in qualche modo un luogo un po' del, come ha detto il presidente Chiappero, del cervello, nel senso dove a telefoni spenti si possa leggere e in qualche modo allenare il cervello, così come in Mandria invece si possono allenare il cuore, le gambe, pensare alla salute. Nel programma delle mostre ci sono tantissime iniziative importanti, tra cui una patrocinata dal comune e dalla città in modo speciale, che ha deliberato l'anno scorso una mostra sui cani, che è nata da una news che avevamo letto in rete del curatore Petrucci e del principe Ruffo di Calabria, che avevano intenzione di cercare una reggia italiana in cui proporre una mostra sul cane che andasse in qualche modo dall'epoca rupestre, passando per i grandi quadri del 600, sino ad arrivare a Walt Disney. Personalmente ho letto questo commento, ho contattato entrambi, abbiamo avuto modo di incontrarli e di presentarli al consorzio della Reggia, che poi ha proseguito in questo contesto, e hanno potuto dare vita a una mostra che si chiamerà Cani in Posa, che ci sarà quest'autunno, che inaugurerà in occasione di Sant'Uberto, che da sempre
sempre è una festa della Reggia e della città, essendo Sant'Uberto non solo chiaramente molto legato a quella che è l'attività venatoria della mandria della città, ma anche il santo a cui è dedicata la cappella della Reggia, che apre sulla Piazza della Repubblica, voluta dalla sua origine per aprire sulla città e alla cittadinanza. Quindi siamo molto contenti di quello che è il percorso che stiamo facendo insieme e speriamo di poter lavorare su quello che è il progetto turistico ricettivo, in modo da far sì che arte e sport possano davvero essere protagonisti di quello che offre la Reale, portando anche grandi competizioni sportive in loco e generando e facendo sì che ci siano manifestazioni di interesse per chi chiaramente in questo borgo storico unico voglia portare iniziative che diano sostegno alla comunità, al commercio e al movimento sul territorio.